tutti amici nerazzurri, è notte, per quello parlo così piano, ma spero che mi sentiate, mi capiate, mi seguiate lo stesso. Sono questi i video che mi piacciono di più perché la notte mi piace, a me piace la notte, ma non per far baccano, proprio mi piace la notte, il silenzio, la calma, la tranquillità, i pensieri vanno più in profondità sulle cose. Allora, vi do la mia visione vera sul discorso Vidal. Sarebbe stato quel colpo che ti dà delle esperienze, della qualità, delle caratteristiche importanti, e l'Inter avrebbe puntato su questo colpo, essendo un colpo di maggiorativo come quantità della rosa di centrocampo, con un prestito con diritto. E basta, perché non è un titolarissimo, non è un colosso di centrocampo su cui puntare. E quindi si sarebbe tenuto Vecino. Oppure l'alternativa, immagino, poteva essere prendere Vidal e Barella e vendere Vecino. L'Inter non si è mai spinta oltre a un prestito con diritto. Anche perché, parlando da DS, Vidal ti può garantire adesso, oggi, non è più il Vidal di 3 anni fa alla Juve. Oggi Vidal ti può garantire 50 partite, col fatto che si è appena operato al ginocchio a 31-32 anni. Non lo so, e quindi un DS pensa a queste cose, non pensa: oh, che figo Vidal, facciamo la coppia di Vidal Nainggolan. Ok, questo lo pensa un tifoso. Un DS pensa in maniera diversa. Tra l'altro, attenzione, il Barcellona, uno può dire: perché il Barcellona l'ha preso? Perché per il Barcellona Vidal sarebbe effettivamente un panchinaro. Quindi gli si chiede di giocare magari 20 partite, non 40, non 50, e quindi può rendere in maniera diversa. All'Inter sarebbe stata un'altra cosa. Chiuso. Detto questo, poi Modric è una cosa diversa da Vidal, perché Modric verrebbe all'Inter per fare il super titolare, è palese, no? Allora Modric vorrebbe dire che arriva lui e si vende Vecino, cioè non vedo altre soluzioni, onestamente. Quindi è un'altra situazione, e sul discorso Modric dipende dal Real Madrid e dipende dal giocatore. Poi, ovviamente, di seguito dipende anche dall'Inter, ma se c'è l'apertura da parte loro, l'Inter può infilarsi vendendo Vecino. Questo è un po' il riassunto. Ad ogni modo, ragazzi, visto che Modric comunque ha 33 anni, prende anche tanto di ingaggio, costa tanto, talmente tanto, che pur prendendolo in prestito con diritto dovresti forse cedere Vecino. E a me dispiacerebbe comunque dover vendere Vecino, non perché te lo acquistano gli altri, ma perché devi liberarlo. Comunque 26 anni, un buon giocatore. E comunque abbiamo fatto anche appunto le valutazioni corrette su Vidal, che sono state anche delle piccole visite in Baviera da parte dell'Inter, delle semivisite su Vidal. Probabilmente non ci siamo fidati, e non può fare 40-50 partite all'anno. Non è che sono scemi all'Inter. Oltre al fatto che bisognerebbe dargli uno scatolone di drink card, perché beve come una spugna, quindi si fanno anche di queste valutazioni qua. Ma visto che questa è la situazione, e Vidal è andato forse al Barcellona, io direi a sto punto, davvero, sembrava impossibile, ma davvero prendiamo Rafinha, no? Quindi hashtag riprendi Rafinha, perché verrebbe di corsa. È un giocatore che già conosci, che è un uomo spogliatoio, ha l'età giusta, ha la qualità. Secondo me accetterebbe l'Inter anche se dovesse non essere titolarissimo, ma subentrare e quant'altro. Almeno per questo anno. Poi magari in futuro prenderà il posto appunto di Nainggolan, che comunque ha 31 anni. Non lo so, non lo so. Però a sto punto qua prendiamo Rafinha, e sono sicuro che il Barcellona, verso la fine del mercato, un prestito con diritto, prestito oneroso come siamo abituati, non un prestito come l'altra volta, semi-gratuito, ok? Ma un prestito a 8, 7, 8, 9 milioni con diritto a 20, magari te lo dà Rafinha. A sto punto davvero prendiamolo, quindi hashtag riprendi Rafinha. Detto questo, però, voglio chiudere con una piccola chiosa. Suning, 3 anni fa, preleva un Inter che era reduce da Jonathan, Vilà, Kuzmanovic, Taider, Belfodil, Schelotto, Campagnaro, Vidic, eccetera, eccetera. Ve lo ricordate? Noi ci siamo svegliati qualche mattina di quest'estate pensando e mettendo in dubbio: ma è meglio Nainggolan o Rafinha? Ma è meglio Modric o è meglio Vidal? Tanto per rinfrescarvi un po' la memoria, quindi forse qualche passettino in avanti è stato fatto, e magari anche senza che ce ne accorgessimo, perché poi le cose sono sempre in divenire, e l'interista medio trova sempre, sempre, sempre modi per essere infelice e per criticare tutto e tutti. Ciao,
Ciao a tutti, buonanotte, anzi buonanotte, voi vedrete questo video qua con la luce del sole, ma comunque buonanotte per la notte dopo. Vi voglio bene, forza Inter!